Buongiorno a tutti, è venuta a trovarci oggi a cuore amico Suor Patrizia Mondini delle Suore Dorotee d'Acemmo, da 45 anni in Africa, prima in Burundi e poi in Congo. Adesso è rientrata, continua a seguire per noi un progetto di sostegno a distanza per bambini, sempre informata sulla missione. Si racconta brevemente come funziona la missione. E la missione continua come ogni parrocchia. In più i bambini ci seguono praticamente, non sono da noi in casa, sono seguiti dai loro genitori, chi li ha, chi non li ha, tutori. E noi seguiamo i responsabili una volta al mese, anche di più, secondo i bisogni. E questi bambini vanno tutti, ci preoccupiamo che vadano tutti a scuola. La scuola moderna, quando sono malati vengono a chiedere, non diamo subito tutti i soldi perché siamo sicuri che nel giro di un giorno, quando sono malati, sono ancora lì. Allora li diamo, paghiamo le scuole perché costano care e poi dopo vengono, sanno di venire a prendere i soldi che hanno bisogno, soprattutto è la malaria. Bronchiti. Noi ci preoccupiamo di seguirli a scuola, la malattia d'accordo, è a scuola. Ogni trimestre, alla fine del trimestre, prendiamo i risultati della scuola. Non solo i risultati, ma anche che scuola partecipano, perché ce ne sono tante e tante, tante. Perché? Perché se vediamo che il bambino ha poco, allora l'animatore va in scuola a vedere perché è il bambino che non viene, che non è attento e cosa è. Sappiamo le cose e seguiamo i bambini meglio. Ecco, abbiamo fatto queste esperienze, già alcuni anni che stiamo facendo queste esperienze e vediamo che è molto positivo. Quando li chiamiamo per dare i soldi, devono venire con loro i risultati della scuola. Primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre. Suor Patrizia, appunto, ci ha sottolineato l'importanza del sostegno a distanza per mandare a scuola i bambini, è uno strumento importante, quindi i sacrifici dei benefattori hanno dei frutti negli studi dei bambini e dei ragazzi. Ecco, salutiamo Suor Patrizia e la ringraziamo di essere venuta a trovarci. Ringrazio per i loro benefattori, per quanto ci date, perché se voi non ce la date, noi non possiamo fare niente. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.